Una città che si rigenera a partire dai rioni, che non sono solo spazi, ma luoghi di identità e comunità. Quartieri che vengono guardati con una nuova attenzione a servizi, verde, viabilità, accessibilità e raggiungibilità in base al principio dei 15 minuti. Un piano che rivoluziona il concetto del vecchio piano regolatore, che serviva in sostanza a pianificare le aree edificabili e che ora viene soppiantato dal concetto di verde e fruibilità da parte del collettivo. Oggi il tema è la rigenerazione, cioè usare, lo dico un'altra volta, secondo una legge pubblica, le risorse pubbliche e le risorse private per realizzare una qualità della vita dei rioni che risponda alle domande dei cittadini. Questa cosa oggi si può fare, 20 anni fa no, ma oggi si può fare, quindi il piano cambia completamente. Dall'immagine a stella si passa a quella che per me è la futura delle città, che è l'immagine di una città arcipelago, dove gli arcipelaghi sono i quartieri, i rioni, i distretti. Il mare è dato dal verde, dai corridoi verdi, da una mobilità pubblica o sostenibile, e questo è il futuro delle città, non solamente di Padova. Cuore del piano è l'attenzione al verde, raddoppiato grazie al decadimento del vecchio piano regolatore, che ha permesso di liberare aree dall'edificabilità e metterle a disposizione dei cittadini. Abbiamo un piano del vecchio piano regolatore, era un piano regolatore che arrivava molto là nel tempo. È vero che ogni 5 anni veniva rivisto, ma sostanzialmente si era sempre aggiunto. Noi abbiamo fatto un lavoro diverso, lo abbiamo azzerato completamente e abbiamo provato a rinnovarlo per adeguare ai tempi che nel frattempo sono cambiati, soprattutto dopo il Covid, ma lo era già prima, però negli ultimi 2 anni è esplosa l'interesse per il verde urbano, per il verde di quartiere, anche per piccoli fazzoletti di terra che però sono vicini a casa.